Ciao a tutti, sono Elisabetta, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi vorrei parlarvi un po' dei libri che ho letto nel mese di aprile. Su Instagram ogni mese trovate un post riepilogativo con tutti i libri che ho letto in quel mese e una breve, diciamo, scheda per ciascun libro. E a mesi alternati trovate anche l'approfondimento sul canale YouTube. Partirei con quello che mi ha colpito più di tutti, cioè questo. Contro il fascismo di Giacomo Matteotti. Si compone della trascrizione integrale dei due discorsi più famosi che Giacomo Matteotti tenne in Parlamento. Uno risale al 1921 e l'altro risale al 1924. Come vedete, è un testo scritto grande che potete tranquillamente portarvi sul treno o sull'autobus. Io faccio così perché non ho tantissimo tempo per leggere durante la giornata, quindi sono costretta, diciamo, a sfruttare il mio momento libero. Il motivo per cui mi hanno colpito così tanto è il fatto che io avevo sempre in qualche modo sottovalutato Matteotti come politico, nel senso che per me Matteotti era quel ragazzo coraggioso che disse il fascismo è brutto, sporco e cattivo e venne ammazzato. Fu ovviamente questo, ma fu molto più di questo, nel senso che da questi discorsi si comprende che era un politico di grande lucidità, era un politico capace, era un politico intelligente. In qualche modo questo rende la perdita di una figura come la sua, che tanto avrebbe potuto dare al paese, ancora più grave di quanto già io non pensassi. Ovviamente, anche fosse stata una persona senza nessuna qualità, il modo in cui è stato barbaramente assassinato non avrebbe nessuna giustificazione, ma sapere che comunque il paese si è privato di un politico così capace, così intelligente, rende l'ingiustizia e la barbarie di cui fu vittima ancora peggiori. Nel primo dei due discorsi, lui denuncia il comportamento delle squadracce fasciste, le rappresaglie, il girare armati in strada, i pestaggi, e soprattutto denuncia l'atteggiamento del governo di Giolitti e quindi dei liberali, di coloro che avrebbero dovuto in qualche modo reprimere questo tipo di comportamento, denunciando il fatto che sostanzialmente fossero talmente ossessionati dall'idea del socialismo, del comunismo, eccetera, da accettare praticamente qualunque cosa pur di sbarrare la strada a istanze di tipo socialista. E provocatoriamente lui chiede al governo di Giolitti, liberale, di assumersi la responsabilità politica delle barbarie fasciste se davvero pensano che siano politicamente giustificabili. Quindi voi voltate la testa dall'altra parte, voi lasciate fare a queste persone il bello e il cattivo tempo facendo finta di non vedere solo perché vi viene comodo. Se pensate davvero che questo sia l'interesse del paese, allora non siate codardi, allora assumetevene la responsabilità. È un discorso che mi ha molto colpito, non solo per la disamina analitica di tutti i vari episodi di violenza che si sono susseguiti, che si susseguivano già in quegli anni e che rendono davvero il senso della progressione della violenza e di quello che si sarebbe profilato e rendono difficile al lettore di oggi immaginare come mai nessuno sia stato in grado di mettere da parte i propri interessi di partito, i propri interessi di parte per riconoscere la veridicità delle cose che Matteotti diceva e che sicuramente molti dei liberali sapevano essere fondate, ma per ragioni di comodo decisero di non sostenere. Il secondo discorso è quello che Matteotti tenne poco prima di essere ucciso e fu quello che sostanzialmente ne determinò la condanna a morte. Lui denuncia il fatto che le elezioni del 1924 non si siano tenute in modo regolare
denuncia intimidazioni, violenze, impossibilità per i candidati non fascisti di tenere i propri discorsi e denuncia pubblicamente il fatto che il governo avesse espressamente detto che se le elezioni non fossero andate nel modo in cui il partito fascista si aspettava che andassero, avrebbe comunque mantenuto la forza con la violenza. Quindi elezioni farlocche che hanno confermato il governo fascista e che in ogni caso non avevano per chi era al potere nessuna reale valenza perché il risultato sarebbe stato sconfessato qualora non fosse stato conforme alle aspettative del partito. Ripeto, dopo aver letto questi due interventi, ho davvero rivalutato, no, rivalutato non è la parola giusta perché in realtà non lo conoscevo abbastanza per esprimere una valutazione, però sicuramente si è accresciuta moltissimo la mia stima di Matteotti, non solo come uomo coraggioso e integerrimo, ma anche come politico, per la sua lungimiranza, per la sua capacità di, come dire, di andare oltre il particolare per vedere sul lungo periodo. A questo libricino, che raccoglie questi due discorsi, io darei sicuramente 5 stelline su 5. Altro libro che ho letto nel mese di aprile è, Longbourn House di Joe Baker. Chiunque abbia letto Orgoglio e Pregiudizio, anche magari chi non è un appassionato di Jane Austen, probabilmente ricorda che Longbourn è la residenza della famiglia Bennet. Di cosa parla questo libro? Parla della vita della servitù a Longbourn House e si concentra in particolar modo sulla governante, su una cameriera di nome Sara e su un valletto di nome James. I protagonisti sono fondamentalmente James e Sara, ma abbiamo modo di sapere parecchio anche della governante, in particolare in relazione al rapporto che la lega al signor Bennet. Il libro è ben scritto e offre una prospettiva sicuramente interessante perché non cade nella trappola, diciamo, di ripresentare una vicenda parallela a quella di Orgoglio e Pregiudizio, ma per la servitù. I personaggi riescono ad avere una dignità propria e a non vivere esclusivamente, diciamo, di luce riflessa rispetto a quelle che sono le vicende dei personaggi del romanzo di Jane Austen. Veniamo a contatto anche con le vicende dei personaggi principali, ma molto di sfuggita e soltanto in connessione alle ripercussioni che queste vicende hanno sulla vita della servitù. Il romanzo di Joe Baker non è a servizio di Orgoglio e Pregiudizio. È quindi un romanzo che ha diversi pregi, soprattutto perché ci mostra, no, l'altra faccia della medaglia, quindi come le sorelle Bennet siano abituate a lasciare i vestiti per terra perché tanto c'è qualcuno che li raccoglierà, come Elizabeth non si curi di camminare per miglia nel fango perché tanto non sarà lei a lavare il suo vestito, il fatto che neppure Elizabeth neppure Darcy, che pure erano, diciamo, tra virgolette, i più intelligenti e in una qualche misura anche i più moderni tra i personaggi del romanzo principale, non riescano a capire il desiderio di Sara di non passare la sua intera vita a servizio, ma di fare qualche cos'altro con la propria vita. Quindi, da questo punto di vista, il libro offre una prospettiva interessante e la offre in modo, direi, intelligente. Ciò che non mi è piaciuto è il finale. Vi è uno stacco temporale molto importante di circa 5 anni tra quando Sara esplicita la sua intenzione di non rimanere a servizio e quando la ritroviamo che viaggia, diciamo, da persona libera verso Longbourn. L'autrice liquida, diciamo, in una paginetta quello che è successo in quei 5 anni. Come se per una donna senza mezzi ed un uomo senza mezzi fosse facilissimo mantenersi in maniera dignitosa per 5 anni e avere la possibilità poi di tornare, non si capisce bene se in visita o comunque o per intraprendere un'attività lavorativa o commerciale, che sarebbe stato il loro sogno a Longbourn. Io credo che limitarsi a dire in mezza pagina sì, lui lavorava, sì, lei lavorava, sia estremamente riduttivo rispetto a quelle che sono le
diciamo, le difficoltà che questa coppia nella realtà avrà sicuramente dovuto sopportare e non so quanto sia realistico che siano riusciti davvero a arrivare dove avrebbero voluto. In ogni caso, questo avrebbe richiesto una spiegazione molto più, come dire, analitica e molto più approfondita, per cui o interrompi il romanzo nel momento in cui lei decide di tentare la sorte, oppure se decidi di inserire un epilogo, devi anche spiegarmi in una maniera che sia adeguata come ci si è arrivati. Questo è il motivo per cui, diciamo, toglierei quantomeno una stellina al romanzo, a cui darei quindi 3,5 o anche 4 stelline su 5, ma non di più. Altro libro che ho letto nel mese di aprile è Lady Montagu e il Dragomanno. Non so in realtà se si pronunci Montagu perché manca la E in fondo, comunque il suo cognome era Wortley e Montagu è il cognome del marito, quindi se l'abbiamo pronunciato male, pazienza. Di che cosa parla questo libro? Parla di una donna che era la moglie dell'ambasciatore inglese a Costantinopoli. E del fatto che questa donna, mentre si trovava in Oriente, venne a contatto con la pratica dell'inoculazione lantesignana del vaccino, che veniva impiegata per sconfiggere la piaga del vaiolo. Per cui si sceglieva un soggetto, si faceva un taglietto sul braccio di questo soggetto e si iniettavano alcune gocce di sangue di una persona che aveva contratto il vaiolo. Grazie a questo metodo, il soggetto, venendo a contatto con una versione sostanzialmente depotenziata del virus, sviluppava gli anticorpi e diventava immune alla malattia. La pratica dell'inoculazione è una pratica di tradizione forse greca, ma non è chiaro, che venne perfezionata inizialmente da uno studioso italiano che si chiamava Timoni, di origine genovese, che viveva a Costantinopoli perché svolgeva lì la qualità di dragomanno. I dragomanni erano un incrocio sostanzialmente tra traduttori, mediatori culturali, agenti diplomatici, eccetera, al di là della professione, diciamo, originaria che avevano esercitato. Timoni, infatti, era laureato in medicina. Il ruolo quindi di Timoni fu fondamentale nel fare da tramite tra Lady Montagu e quindi l'Occidente e la pratica orientale dell'inoculazione per sconfiggere il vaiolo. Tra l'altro morì suicida in circostanze diciamo, non del tutto chiarite, ragione per cui di fatto il suo contributo venne cancellato dai libri di storia perché si riteneva che la sua fine potesse in qualche modo compromettere la credibilità della terapia proposta, nel senso che lui era morto suicida e quindi si temeva che la pratica potesse venire presentata come la pratica di uno squilibrato. E quindi il merito di questo studioso genovese in realtà finì ad altri. L'ambasciatrice rimase estremamente colpita da questa pratica e, nonostante l'opposizione del marito, decise di far sì che i propri figli venissero inoculati, cosa che avvenne con successo. Nonostante infatti il marito fosse per l'epoca un uomo relativamente avanzato, nel senso che per esempio l'aveva sposata senza dote, si erano sposati per amore, anche se poi prenderanno nella vita strade pian piano sempre più divergenti. In ogni caso, tra i due era sicuramente lei quella più anticonformista, più indipendente, più capace di una visione allargata anziché ristretta. E una volta tornati in Inghilterra, perché il marito perse il ruolo di ambasciatore perché fu vittima sostanzialmente di un complotto, Lady Mary Wortley si spese in ogni modo affinché la pratica dell'inoculazione venisse praticata anche in Inghilterra. In questo fu favorita dal fatto di essere un'amica intima della moglie del re. Grazie a questa intercessione, lei riuscì, seppure con alterne fortune, perché chiaramente le resistenze della medicina ufficiale
furono quelle che vi potete immaginare. Nel libro sono riportate anche parti, stralci di lettere in cui i medici uomini se la prendevano col fatto che gli esperimenti di donne ignoranti dovessero sopravanzare quella che era la medicina ufficiale. Quindi al di là di questo, e seppure con alterne fortune, il suo ruolo fu fondamentale nella diffusione in Inghilterra della pratica che costituisce l'antecedente, diciamo, logico-scientifico del vaccino. Il libro, pur non avendo né pretese di esaustività né pretesa di essere particolarmente approfondito, è un divertissement che io ho trovato particolarmente interessante, sia perché ovviamente la tematica della vaccinazione è, ahimè, di estrema attualità, sia perché sono riportati diversi stralci di lettere o comunque di conversazioni che Mary Wortley ebbe nella sua vita, dalle quali si vede che al di là della questione dei vaccini era una donna di rara arguzia. Darei quindi a questo libro una valutazione complessiva di 4 stelline su 5. Il libro che ho letto nel mese di aprile è questo, cioè Il Magnifico Spilsbury di Jane Robbins. Non lasciatevi ingannare dal titolo, nel senso che il libro non tratta, o come minimo non tratta in maniera preponderante, del dottor Spilsbury. Di che cosa tratta? La vicenda si svolge in Inghilterra agli inizi del 1900, quindi siamo, diciamo, poco dopo la fine dell'età vittoriana, l'inizio dell'età edoardiana. Tratta dei cosiddetti omicidi delle vasche da bagno, come evidenzia il sottotitolo. Si tratta di una serie di delitti che vennero commessi in parte a Londra, in parte in altre città dell'Inghilterra. Sostanzialmente si tratta di un uomo che sposava delle ragazze desiderose di mettere su famiglia, che non erano riuscite fino ad allora, per vari motivi, a trovare un uomo che le sposasse, cosa che nella società dell'epoca era ovviamente particolarmente importante per una donna se non voleva portare lo stigma della zittella. E quest'uomo sposava queste ragazze che ingenuamente, dopo pochi giorni di corteggiamento, cedevano alle sue avance, faceva in modo che facessero testamento in suo favore e poi le annegava nella vasca da bagno, fingendo che avessero avuto un incidente nella vasca oppure che per ragioni di mal di testa, problemi cardiaci o altri generi di problemi, comunque si fosse trattato di una morte naturale. Questo non è uno spoiler perché viene chiaramente spiegato, diciamo, fin dall'inizio del romanzo. Non è un thriller dove voi dovete cercare di capire se le donne siano state assassinate. Voi sapete dal principio che ciascuna di queste donne viene assassinata, ripercorrete le vicende delle donne e dell'assassino e contestualmente, più o meno da circa metà del romanzo, iniziate a seguire in maniera più attenta le vicende del dottor Spilsbury, che era un medico legale dell'epoca che ottenne grandissimo successo, al punto di diventare diciamo, il luminare dell'epoca, e tra i vari casi di cui si occupò ci fu anche il caso delle vasche da bagno, che si concluse con una condanna dell'omicida anche grazie al suo intervento. Vi è poi una parte finale del libro che io ho trovato tutto sommato un pochino fuori luogo, perché racconta di come in epoca successiva gli scienziati abbiano dimostrato che le tesi su cui Spilsbury basava le proprie valutazioni, tesi che alla fine venivano accettate quasi senza contraddittorio perché lui era considerato appunto un luminare, erano in realtà errate o fondate quasi sul nulla. Io non metto in dubbio ovviamente che sia così ed è chiaro al lettore di oggi che era così. Però non credo che sia corretto, come dire, giudicare con gli strumenti scientifici che abbiamo adesso, delle tesi che lui proponeva con gli strumenti scientifici che aveva allora. Detto ciò, nel libro ci sono anche delle fotografie molto interessanti. Qui vedete per esempio il dottor Spilsbury, che è questo.
vedete le tesi che lui sviluppò in base alle dimensioni delle vasche da bagno, in base al modo in cui le donne vennero affogate. Quindi è una lettura sicuramente interessante. Paradossalmente l'ho trovata interessante non tanto per quello che riguarda il true crime in sé, ma per il fatto che credo che testimoni bene il livello di disperazione a cui alcune delle donne dell'epoca arrivavano, soprattutto se erano donne di scarsi mezzi, al punto da accettare di sposare un uomo di cui non sapevano di fatto nulla, pur di poter ottenere lo status di maritata. Questo dice molto, non solo e non tanto delle donne, ma più che altro degli uomini e della società in genere. È un libro ben scritto, è un libro che non ha, diciamo, difetti grossolani per quello che è il mio particolare punto di vista. Però comparato con i libri di Kate Summerscale, autrice che si occupa di true crime ambientato nell'epoca vittoriana o edoardiana, questo l'ho trovato di livello inferiore, se devo essere sincera. Darei a questo libro 3 stelline, 3,5 stelline su 5. Altro libro che ho letto nel mese di aprile è questo, che è, diciamocelo, l'unico vero flop del mese. Di che cosa tratta? È un giallo che ha ad oggetto degli omicidi seriali che si svolgono ad Oxford ai giorni nostri e i protagonisti sono un genio matematico e il suo giovane protégé che indagano aiutando la polizia a scoprire chi sia l'assassino. Le premesse erano quindi estremamente interessanti, soprattutto per una anglofila amante dei gialli come la sottoscritta. In realtà il giallo in sé è piuttosto banale, nel senso che viene proposta una soluzione che si ritiene valida fino più o meno ai 3/4 del romanzo e poi si ha un colpo di scena finale. In virtù di alcune cose che vengono dette già nella parte iniziale del romanzo, qualunque lettore un po', diciamo, accanito di gialli arriva da solo a capire che la soluzione che viene proposta probabilmente è una cortina fumogena e il colpo di scena era abbastanza prevedibile. Inoltre, proprio in virtù di questo ultimo colpo di scena, il detective è risultato per me un personaggio per il quale non riesco a provare nessuna empatia e non ho quindi interesse a seguire le sue ulteriori vicende, perché credo che, come dire, abbia fatto delle scelte moralmente non giustificabili nel caso concreto e che si sia rivelato una persona egoista e insensibile. E quindi non ho interesse a sapere che cosa ne sia stato di lui o quali altri casi abbia risolto. Sono contenta di aver acquistato questo libro grazie ad una promozione, perché era uno dei libri che ho acquistato con una promozione Feltrinelli 2x9,90, perché è un libro che non ho interesse a tenere nella mia libreria e che sicuramente darò via alla prima occasione. Questo è l'ultimo libro che ho letto nel mese di aprile ed è una raccolta di brevi saggi di Umberto Eco. Si tratta di una serie di interventi che lui ha effettuato durante conferenze oppure in alcuni casi erano scritti, che hanno un tono quasi, diciamo, distopico, nel senso che ipotizzano una società del futuro che è il risultato dell'estremizzazione dei difetti della società attuale, cioè sostanzialmente Eco ci dice dove andremo a parare se non saremo in grado di correggere alcuni dei difetti della nostra società. Quello che ho trovato più interessante è stato quello che parla della scuola privata. Sostanzialmente ipotizza una privatizzazione selvaggia della scuola, propugnata dalla religione cattolica che ha interesse a spingere per le scuole paritetiche a discapito della scuola statale. Il problema è che mano a mano che le scuole private si moltiplicano, ciascuna religione, ciascuna ideologia, ciascun gruppo di potere propone di fatto la sua scuola privata, con il risultato che le scuole cattoliche verranno alla fine ad essere soppressate
da scuole di altro tipo, con il risultato che sarà la stessa chiesa a chiedere allo Stato di assumersi le sue responsabilità e si faccia promotore di un'istruzione pubblica unificata. Queste poche pagine sono divertentissime, ma lo stesso vale anche per tutti gli altri interventi raccolti in questo libricino, che come sempre prende 5 stelline su 5. Spero che queste brevi recensioni e i consigli di lettura possano essere stati di interesse per voi. Ci vediamo al prossimo video, se lo vorrete. A presto!